Siamo con il professor Carlo Vigorito, direttore della riabilitazione cardiologica AOU della Federico II di Napoli. Professore, oggi si parla molto di alimentazione, di quanto sia importante l'alimentazione nella prevenzione delle malattie. Ecco, nel caso della donna, in quali malattie specifiche l'alimentazione può aiutare e non tanto a prevenire ma anche a curare sicuramente? Ma nelle malattie cardiovascolari, nelle malattie oncologiche, ma non solo l'alimentazione, ma un complessivo stile di vita che tenga conto non solo dello stile alimentare, ma anche dell'attività fisica, okay? Oppure della sedentarietà, che è il suo contrario e il suo opposto. Le due cose devono essere combinate tra di loro, perché per ottenere i migliori risultati in termini di raggiungimento e mantenimento di un buon stato di salute e prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche, è opportuno che entrambe le abitudini di vita buone vengano mantenute, sia per quanto riguarda l'attività fisica, sia per quanto riguarda una dieta, diciamo, salutare. Ecco, quanto è importante il fattore stress nello sviluppo di una malattia, o meglio, l'alimentazione e l'attività fisica possono aiutare a diminuire un fattore di stress che potrebbe provocare una malattia? In particolare per quanto riguarda l'attività fisica, è documentato da tanti studi scientifici che l'esercizio fisico migliora la qualità di vita, migliora l'aspetto psicologico, come il paziente si sente, riduce l'ansia e la depressione e quindi anche può contribuire a ridurre lo stress, che può dipendere da tante motivazioni familiari, sociali, lavorativi. Quindi sicuramente alimentazione corretta e movimento fisico per avere un atteggiamento positivo anche nei confronti della salute. Allora ringraziamo il professor Vigorito per il suo intervento. Molte grazie e buon lavoro. Grazie.